show. Ragazzi, ho paura. Sto aspettando Ale in macchina e faremo una cosa che casualmente terrorizza entrambi. La faremo per fare una figata, che con questo video credo ve la stiamo annunciando, perché ora non possiamo dirla sui social, non potremo dirla per i prossimi 3-4 mesi, infatti sarà tutto molto difficile. Aspetto che lui scenda e poi vi raccontiamo. Ragazzi, ho fatto... È arrivato, raga. 2 settimane senza pensare a questo momento. Ma è arrivato il momento. Mi sono svegliato stamattina che sudavo, perché ho sognato di fare il prelievo del sangue e ho sognato di svenire. Mi tremano le mani. Sei a livelli patologici. No, mi tremano le mani, ragazzi. Io, allora, l'ultima volta che ho avuto a fare con un nago, sono svenuto secco. E ho paura di ripetere la stessa cosa, perché proprio mi agito in una maniera pazzesca. Tantissimo. E ho chiesto su Facebook dei consigli per, diciamo, per non cagarmi addosso durante il prelievo, e ve li leggo alcuni, che alcuni fanno ridere. Ma ti hanno detto robe serie? No, ma tutti stronzate. Però io ho pensato una cosa da fare, la farò prima. Cioè la farò, dopo spero che riusciamo a riprendere. Allora, uno mi dice caga prima, perché ho scritto rimedi per non cagarsi addosso. Uno mi ha scritto pensa ai marò. Giustamente sì, perché c'è sempre una preoccupazione più grande. Esatto. Il classico sdraiati, non guardare. Madonna, già questa frase mi fa fare così. Sì, madonna mia, veramente è una cosa pazzesca. Uno si riesce di drogarmi, fatti una canna. Addirittura uno minaccia l'infermiera, uno non farlo. Anestesia. Ma io spero sì. Ma questo è geniale, eh? Io l'anestesia. Sì, ma che, cioè, l'anestesia, o ti verrà la totale con la mascherina. Perché, vabbè, io a differenza tua non ho paura degli aghi. Io solo il prelievo esclusivo. Ma a me l'ago non fa paura. Cioè, se io vedo un ago. L'anestesia non è nel sangue, l'anestesia è muscolare. E no, te la fanno anche nel sangue. Non lo so, non vorrei dire. L'anestesia non fa paura. Ma il fatto è che oggi dovremmo fare anche dei vaccini. Infatti, quelli. A me i vaccini no. Non mi preoccupo. Proprio zero. Ma io invece, miracolosamente. Ma tu hai già detto perché cos'è sta roba? No, aspetta, infatti non l'ho ancora detto. Ah, ma diciamolo. E poi volevo aspettare un secondo. Prima volevo dire che miracolosamente, mentre il coso parla, stamattina non ho ansia. Solo che quando arriverò lì, so già che sbiancherò. Perché poi non ci faranno entrare insieme. Io voglio andare per primo, No, ragazzi, io voglio togliermelo. Se tu puoi stare con me, perché io ho davvero paura, ragazzi. Adesso vi spieghiamo perché stiamo andando a fare gli esami del sangue. Perché insieme, contemporanea. È l'ora di dirvela questa cosa qui. Noi lo sappiamo da un mesetto. Cioè, in realtà, da quando è uscito questo video qui, l'avevo già girata anche la cosa. Vabbè, ovvio. Cioè, oggi è il 10. 10 maggio. Noi da un mesetto che siamo in ballo questa cosa qui. È 8 anni che non faccio un prelievo, che non c'entra, però era anche questo, per dire, il 10 maggio. Saremo i concorrenti di Pechino. È un po' il nostro sogno, perché ci piaceva tanto la trasmissione. E andremo a fare questa cosa qui. Magari usciremo dopo una settimana o vinceremo. In realtà il nostro sogno più bello. Tra l'altro, ho sognato anche che dopo il prelievo partivamo e morivamo. Andavamo lì, duravamo un giorno, venivamo eliminati dopo un giorno e ci rodeva il culo e dicevamo: ma che festi, perché per una stronzata veniamo eliminati. Sì. Ma ne varrà la pena, perché a parte che la trasmissione ci piaceva, perché è un adventure game, una figata, ma volevamo farci un viaggio gratis. La cosa è che non sappiamo dove minchia andiamo tuttora. No, cioè, non è finta, cioè non ci hanno detto dove. Ora lo saprete, perché sarà già in corso, non lo so, esatto, quando potremo pubblicarlo. Ma noi diciamo che siamo felicissimi, perché vogliamo partire all'avventura, dormire nella casa degli estranei. Non so se avete presente il meccanismo della trasmissione, ma è l'unico motivo per cui io avrei mai potuto decidere di farmi un esame del sangue. È Pechino Express, perché io ti giuro su Dio che l'avrei mai fatto nella mia vita un esame del sangue. Pensate che poi una cosa, questo qui, voi sapete che noi siamo ragazzi di periferia e stiamo sfruttando questa cosa qui per farci una bella vacanza, che da 3 anni che non mi faccio. Cioè, la mia casa è stata in Basilicata, cioè, con tutto rispetto per la Basilicata, però nel senso, vorrei in Croazia, cioè, vorrei andarmi a farmi una bella gran vacanza. Spero che resisteremo almeno 2 settimane, perché almeno 2 settimane di viaggio, cioè, ma è proprio una questione di vacanza, sì. Non per la sfida, robe varie. Poi, tra l'altro, non c'è detto neanche chi cazzo verrà, ma si narra, questo voi lo saprete, anche noi lo sapremo, noi del futuro, che ci sarà Tina Cipollari. Maria, io esco. E quella sarebbe quella di... aprissi la cosa e mi lanciassi io. Lei? Le Lecciso, ragazzi, le sorelle Lecciso. Le gemelle Lecciso. Poi chi che c'era? Lori del Santo. Lori del Santo è la nostra. Che noi l'abbiamo protetta, Arisa, che quando ha pubblicato quel selfie in macchina tutti quanti prendevano per il culo. Io ho detto che era una gnocca. Ma in realtà Arisa ha il suo perché. Ma secondo me Arisa non ci sarà. Dici?
Non lo so, questi sono tutti nomi rumors, però la risa la vedo poco credibile. Chissà quando, cazzo, perché ragazzi poi un altro mio sogno è finire su chi, con signorini che... Il sogno di tutti, essere intervistati da sì, però non finire su chi, essere proprio intervistati da sì, lui. Sì, 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 ma è chiaro. Cioè, vedete conto ragazzi che diventeremo gli idoli, cioè oltre gli idoli di tutti quelli che già ci seguono sul web, cioè spero di essere almeno uno, non dirò idolo, brutto quella parola. Diventeremo anche gli idoli delle casalinghe, cioè, immagini, figata. Allora, aspetta, non è che lo diventeremo, il nostro obiettivo sì, di Pechino Expo è diventare gli idoli delle casalinghe italiane. Per chi ci segue, noi avevamo un pubblico che era totalmente maschile ed era anche abbastanza grandicello. Allora Alessandro si è avventurato in questa campagna pro minorenni, ma soprattutto minorenne. Che no, e quindi adesso parte rischiando tra l'altro la mia libertà, perché poteva essere facilmente certo. Mentre quella delle casalinghe non rischiamo nulla. No, rischiamo che ci stirino magari. No, nel senso ci stirano le camicie. No, adesso l'obiettivo è avere le casalinghe iscritte al canale YouTube. Sì, ma tra poco ti infileranno un ago nelle vene. Oh, ma tra l'altro, allora, mia sorella, io sto dando asilo politico a mia sorella perché sta sull'università e si appoggia da me 4 giorni a settimana. Ieri, siccome lei sa che questa paura, quindi stavo parlando con lei, mi faccio, sì, le facciamo una prova. Mi fai sedere, mi fai esattamente, perché lei fa un sacco di esami del sangue, perché dona anche sangue. Minchia, ma fatto così, ti giuro, ma sono sbiancato. No. Allora, vi svelerò il mio segreto, che diciamo che è un mio segreto. Mi metterò le cuffie, mi sono aperto le cuffie e metterò una canzone e mi sdraierò. Che frugia. E... cioè, guarda, tra l'altro sta passando un carro funebre, vedete? Oh, porco Giuda, è tutto collegato. E spero di non di passarla liscia così. Però il problema è che canzone mette. Io sono indeciso tra due canzoni. Cioè, allora, una canzone di Gianni Morandi. No, devi perché... mettere qualcosa di forte. Tu dici? Ma io paura che io paura che se non sento poi svengo. Vabbè, se svieni. E non possono partire prima del sangue se svieni, Ah no? Perché la pressione si sballa, penso, non lo so. Ragazzi, guardate che bella la tangenziale ovest di Milano. Il romanticismo che racchiude questo raccordo, metà raccordo di Milano, perché l'altra metà, no, un terzo, perché c'è anche la tangenziale nord. E non c'è la tangenziale sud, però. Questo è razzismo. Ragazzi, ci vediamo appena arriviamo. Quando stiamo parcheggiando, faccio vedere i parcheggi di Alessandro, che tra l'altro non l'avevo mai vloggato, ma se volete parlare, è un lavoro, dov'è che eravamo? Domenica? Domenica a Genova. Eravamo a Genova e Alessandro nel parcheggio dell'hotel ha fatto una fiancata della macchina. Prima la macchina. Ah. Non ha rovinato la macchina di chi ha dato conto, però si è spaccata la sua. E poi ti ha dato giù un muretto di un albergo per dire in che mani siamo. Cambiare macchina. Cioè, non dovrei aver paura del prelievo, dovrei aver paura di. Invece no, se un quarto di miglio con te. Adesso sarebbe molto meglio. Perché magari ci tagliamo, non c'è anche bisogno di fare il prelievo. No, vabbè, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati nel comune di Prelievo, Basilio, detto anche Milano 3, ovvero il paese del Berlusca. C'è un po' di ansia nell'aria, c'è stato un po' di silenzio, ognuno pensava a che santo rivolgersi, non lo so, tu cosa pensavi? Io ho pensato che se filmassimo il Prelievo e fossimo, almeno nel mio caso, su te, obbligati a guardare, anche perché io ovviamente guardo dall'altra parte, sarebbe una sfida, 1 milione di iscritti, perfetta. La più dolorosa che mai, psicologicamente parlando. Sì, ma non visivamente, cioè. No, visivamente no, perché loro non sanno il malessere. Beccheremo, no, proprio per niente. Ok, questo comune qui è pieno di verde, ragazzi, guardate. Sono immersi in verde. Cioè, completamente, sono solo alberi. Sono solo alberi. È un'edicola, alberi e un'edicola. Ci sono anche le attività. Una residenziale. Ah, ci sarà un panettiere, quelle robe lì. Ponte con l'Edera, che poetico. Andate a sinistra alla rotonda. Ecco, l'avete visto. Quando siete in ansia di qualcosa, scatta in automatico la diarrea psicogena. È una cosa fisica. Cioè, ovvero la diarrea che ti viene per l'ansia o per l'agitazione. E io ora ce l'ho. Ed è un problema. Mi brontola lo stomaco. Piazza Marco Polo, che in realtà è un parcheggio. È una piazza parcheggio. E poi qui dobbiamo trovare. Che poi collegati un po' Marco Polo. Polo come le caramelline col buco, prelievo buco. Cioè tutto collegato, tutto là. Gigante come complesso però. Sì, perché c'è anche il supermercato. Ah, uno compra il sharing lì, esatto. Adesso contiamo le manovre. Una, bisogna anche rapportare al parcheggio. Parcheggio normalissimo. Due. Ma cioè due nel senso che devi ancora finirla. Due ragazzi. Due, madonna ragazzi che... Però secondo me è un colpo con la terza glielo dai. No. No? Tac. Secco. Attenzione.
si faceva solo una media di 10-15, invece siamo abbassato la media. Cosa bella che in tutta questa cosa di Pechino non sappiamo neanche come ci chiameremo, perché sai che le coppie hanno sempre dei nomi. C'erano i coinquilini, c'erano le ricce, che c'erano le professoresse, le cose. Chi cazzo saremo noi? I cagasotto dopo questo. Potrebbe essere. Il cagasotto. Tra l'altro sto notando che il medico che ci visiterà è un cavaliere. Cioè? Cavaliere dell'International Ecumenic Confederation. La Madonna. Knights Crusader Guardians of Peace. Scusa, sto scherzando. No. Ragazzi, eravamo terrorizzati per esame del sangue. Fortunatamente sono venuti a consolarci dei ragazzi. È comunque uno studio medico, quindi non mi abbiamo. Grazie, lasciate un like. Iscrivetevi allo show! Abbiamo creato una generazione di mostri. Comunque il prelievo dobbiamo ancora farlo, per questo sono così. Ascoltami bene, perché molto. Se dovesse arrivare mai il signor Valsecchi, fatemi una cortesia. Lui prende sempre un bicchiere d'acqua leggermente frizzante. Ma lui perché ha problema. Ma non è venuto qua. E come adesso faccio? Oggi viene qua. Esattamente.